Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi prepariamo una variante dei famosissimi dolcetti francesi, i macaron al caffè. Sono amati da grandi e piccini in tutto il mondo, in quanto esistono quasi un'infinità di combinazioni di gusti e sono perfetti come idee regalo per qualsiasi tipologia di festa o compleanno. Vi presentiamo una ricetta passo passo per creare dei macaron infallibili. Iniziamo! Iniziamo la ricetta prendendo 100 g di farina di mandorle e la mettiamo a seccare in forno statico a 180 gradi per 5 minuti. Poi la trasferiamo in un mixer. Aggiungiamo 100 g di zucchero a velo vanigliato e 6 g di caffè solubile. Poi frulliamo per 10 secondi. Setacciamo la polvere ottenuta per 2 volte, così da eliminare tutti i residui e renderla più pura possibile. Se vedete che certi grumi non passano nel setaccino, non insistete e metteteli da parte. Diamo una mescolata e mettiamo da parte fino al momento del bisogno. Quindi mettiamo in una ciotola 75 g di albume d'uovo freddo dal frigo e lo iniziamo a montare a velocità media. Dopo 10 secondi circa aggiungiamo un quarto di cucchiaino di cremore tartaro continuando a mescolare. Montiamo per altri 20 secondi. Poi aggiungiamo poco alla volta 100 g di zucchero semolato molto fine in 3 fasi. Se non l'avete potete frullarlo per 5 secondi nel mixer. Proseguiamo a montare per 5-7 minuti. Ossia finché la meringa sarà lucida e formerà il classico becco. Non deve essere né troppo soda né troppo morbida, deve semplicemente avere questa consistenza. Aggiungiamo la polvere alla meringa e mescoliamo finché sarà ben amalgamata. Mettiamo 1 grammo di cacao amaro e mescoliamo per bene. Ora iniziamo a fare il macaronage. È il procedimento caratteristico della lavorazione dei macaron, dove si prende l'impasto e si lavora con la marisa mescolando di continuo, per smontare in parte la meringa e per ammorbidire l'impasto. Ogni tanto ci fermiamo e osserviamo la sua consistenza. Dobbiamo arrivare ad avere un impasto che ricade su se stesso formando un sinuoso filo di seta. Trasferiamo l'impasto in una sac à poche con una bocchetta di 1 cm di diametro. Con un tarocco spingiamo l'impasto verso la bocchetta. Prendiamo una teglia con carta forno imburrata e formiamo i macaron. Facciamo dei mucchietti di impasto dal diametro di 3 cm, distanziati di 2 cm l'uno dall'altro, poiché in cottura si allargheranno fino a raggiungere i 4 cm di diametro. Li sbattiamo qualche volta sul piano da lavoro e li lasciamo a seccare per 45 minuti un'ora, in cucina a temperatura ambiente. Saranno pronti quando sfiorandoli sentirete una leggera crosticina e non si attaccheranno più alle dita. Infine li cuociamo a forno preriscaldato ventilato 130 gradi per 16 minuti. Suggeriamo di non aprire il forno. Sforniamo e lasciamo raffreddare completamente sulla teglia. Con queste dosi otterremo circa 63-65 gusci. Ora ci occupiamo della ganache. In una ciotola con 200 g di cioccolato fondente al 62%, versiamo 180 ml di panna fresca calda e mescoliamo finché otterremo un composto omogeneo. Aggiungiamo un cucchiaino di caffè solubile e mescoliamo per bene. Infine, copriamo la ganache con pellicola alimentare trasparente a contatto e mettiamo in frigo finché si addenserà. Quando i macaron saranno raffreddati,
li stacchiamo dalla teglia. Guardate come sono leggeri, asciutti e ben cotti, con la caratteristica coroncina. Li trasferiamo su un piatto da portata e formiamo delle coppie con gusci più simili possibile. Siamo arrivati all'assemblaggio, quindi prendiamo una coppia di macaron. Su un guscio mettiamo un po' di ganache. E aggiungiamo della granella di noci tostate per donare croccantezza. Se non avete una bocchetta a stella, potete utilizzare anche una normale, con un diametro di 1 cm. Facciamo lo stesso procedimento con gli altri macaron. Se non volete farcirli tutti, sappiate che i macaron durano anche una settimana a temperatura ambiente senza farcitura. Infine, decoriamo a piacere con del cioccolato fondente al 62% fuso. Mettiamo in frigo per almeno 6 ore, o meglio, tutta la notte. E voilà! Guardate che meravigliosi macaron abbiamo realizzato! Davvero spaziali! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso gustiamo questi deliziosi macaron al caffè. Guardate che belli! E adesso li addentro. Guardate che belli che sono i gusci. E adesso? Cosa posso dirvi? Sono un'immensa goduria per il palato. Sono cotti alla perfezione, croccanti. Il gusto di caffè si sente alla perfezione e viene ancora di più accentuato dalla ganache al cioccolato fondente. Inoltre, la granella di noci dà un tocco di croccantezza che rende questi dolcetti speciali. Insomma, sono straordinari, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.